onore. Ciao. Dimmi, dimmi tutto, Lucia. Che mi vuoi raccontare? Allora, volevo rendere noto che è possibile avere un matrimonio senza coito. Bellissima questa cosa, scusa, questa è una storia straordinaria. Allora, è possibile lei avere può un matrimonio impugnare dalla Sacra Rotta, comunque sì, potrebbe farlo impugnare dalla Sacra Rotta, ma non so se si è sposata in chiesa, però cioè, no, non so. In chiesa allora no, può farlo impugnare anche dalle no, leggi italiane nessun, ma no, non è vero, cioè non sì? credo sì. Assolutamente, cioè si può fare annullare così senza divorzio, senza divorzio, senza separazione. Non voglio annullarlo. Ma lui faccia quello che vuole, perché ci chiama. Aspetta, no, però Lucia, voglio capire una cosa. Scusa, allora, tu praticamente stai dicendo che sei sposata e hai un matrimonio, cosiddetto matrimonio bianco, si direbbe una volta. Cioè, non hai mai scopato con tuo marito? Due volte. Ah, due volte, ah, non è proprio bianco. Quanti anni? Due anni di matrimonio, due, ma scopato, cioè con penetrazione oppure semplicemente no, con penetrazione? Con penetrazione due volte. E perché ha deciso di chiamare la zanzara? No, scusa. Perché? Per raccontare questa cosa qua, fammela raccontare. Lei alle lezioni. Scusami, Lucia, non ho capito una cosa. Allora, e tu come fai? Cioè, di chi è il bisogno? Lui non ha bisogno, tu non hai bisogno. Come funziona allora, il vostro rapporto? Io non so lui che problema abbia, però lui non mi ha mai cercato, mai una volta da quando ci conosciamo. Mm-hmm. Quando eravamo fidanzati ero io che cercavo di avere un approccio con lui e lui ci stava, no? Lei è molto ricca, signora? Come? No, dico, lei è molto ricca? No, assolutamente no. No, non ho capito. Quando eravamo fidanzati, non ho capito, voi vi siete sposati, ma quando eravate fidanzati scopavate o no? Sì. Sì, quanto? Con una media normale? Sì, una volta a settimana. Dopo è crollato tutto? Dopo, diciamo, quando lui ha cominciato a lavorare... Sì. Non abbiamo più fatto niente perché anch'io mi sono rotta di cercarlo sinceramente. Mm-hmm. Ma siete ancora sposati adesso? Come? Siete sposati ancora? Sì. Beh, avrà un altro lavoro adesso. Gli controlli il telefono, signora. Come? Che vuoi fare adesso? Gli controlli il telefono, avrà un'altra? No, lui mi ama tantissimo. No, ha un'altra secondo me. Scusa, ha un'amichetta. Se secondo lei che no. Si chiama l'amichetta. Però scusami Lucia, voglio capire una cosa. Come fai? Cioè tu hai bisogno di fare sesso oppure no? Cioè oppure no, è tutto io normale? Io ho i miei bisogni sessuali, ma mi preferisco soddisfarmi da sola. Cioè tu anche tu preferisci soddisfarti sostanzialmente il vostro rapporto allora va bene. Sì, no? Siamo felici, sì. Cioè siete felici, però sostanzialmente non vi toccate. No, cioè può capitare che io gli faccia una pugnetta ogni tanto, okay. Però sono sempre io, cioè non è mai lui a cercarmi. Cioè lui non ti cerca mai? No, mai, non è mai capitato una volta, mai. Ma scusa, ma non avete parlato, non avete detto perché non mi cerca? Sì, ne abbiamo parlato. A che risultato dice, siete arrivati? Allora, ti dico una cosa. Le due volte che l'abbiamo fatto è stato quando siamo andati in vacanza, sì. Una volta in vacanza a casa mia giù in Romagna e l'altra volta in Croazia. Mm. Lui dice che forse perché è stanco, forse perché lo stress eccetera, e questo mi sembrerebbe anche possibile perché visto che quando siamo andati in vacanza è stato lui a cercarmi. Mm. Poi una notte, per esempio... Sì. Lui dormiva, sì. E mi ha messo la mia mano sul suo pacco. E io gli ho fatto una sega. Sì. Ma perché racconta? Perché ha la radio alle 19:28? Perché evidentemente ha bisogno di raccontare questa cosa. Che ti devo dire? Ha bisogno di raccontare questa cosa. Non capisco. Ma la può raccontare a una terapista di coppia? Hai bisogno di andare da una terapista di coppia, dice Parenzo? No. Sì, c'è un problema da risolvere tra di voi oppure secondo te tu sei soddisfatta perché mi sembra di capire che ti soddisfi da sola o sbaglio? Sì. E come? In che modo? Vabbè, masturbandoti? Masturbandomi, vado su YouPorn, metto quello che mi piace, cioè le fucking machines. Ah, metti le fucking machine su YouPorn? Sì. Questa è la tua cosa preferita? Sì, quello è quello evviva. Che mi... Evviva. Vibratori? Un vibratore faccio da sola. Cioè, sono molto più soddisfatta che... Benissimo, evviva, cioè, praticamente evviva. Ti sei liberata dal gioco del coito. Sì, esattamente. Il coito ovviamente maschile. Però io voglio capire una cosa. Sostanzialmente ti piace l'uomo sessuato allora? Cioè il tuo... Cioè non sei in cerca di un uomo che ti scopi? No. Straordinaria questa cosa. Chi ha votato lei alle ultime elezioni, scusi? Io non voto più. Ah, ok. Non vota più. Però le piacciono, diciamo, i 5 Stelle, un po' la Lega. Io seguo tutte le trasmissioni politiche, di attualità, eccetera. Però
proprio per questo non però voto più. È un po' attratta dai 5 Stelle forse. No, no, cerco di capire. No. Dalla piattaforma Rousseau, dall'idea di votare online. Ma perché? Perché? Comunque perché? Io non ho capito, cioè tu da quant'è che non hai un rapporto, cioè un rapporto sessuale completo? Da un anno e mezzo. Da un anno e mezzo, pur essendo sposato qui, da un anno e mezzo praticamente non c'è un rapporto sessuale completo. Sì. E sei soddisfatta, va bene così. Non sì. ti separeresti, non ti vuoi separare da tuo marito? No. Non ti vuoi separare? No. E lui? Nemmeno? No, no. No. Lui morirebbe. Lui morirebbe. Fermi tutti. Ciao Lucia. Ciao. Ciao. Ciao.